Jessica.
lavori o studi, quali sono i tuoi triggers preferiti? Allora, quanti anni ho? Ne ho 23, ne ho fatti 23 appunto il 1° maggio. Lavori o studi? Allora, lavoravo fino a appunto prima di questa situazione, poi per questa situazione non ho più lavorato, quindi sto cercando, ecco, ma non ho grandi aspettative o chissà quali richieste, anche perché si sa come gira in Italia, soprattutto in questo ambito, quindi quello che viene, viene, mi va bene qualsiasi cosa, veramente, non ho preferenze, quindi sto cercando qualcosa, ecco, di, diciamo così, in questo momento non sto lavorando purtroppo, come la maggior parte credo. Quali sono i triggers preferiti? Appunto, gli hand movements, poi i mouth sounds. E basta, in realtà principalmente sono questi, appunto tutto quello che riguarda i visual triggers, cose del genere, sono i miei preferiti. E il whispering e l'inaudible, li preferisco al soft spoken, sia perché soft spoken non sono capace a farlo e sia perché non mi fa impazzire guardare i video in soft spoken, proprio perché preferisco gli altri due toni di voce. Poi Chiara di Monda mi scrive: quanti tatuaggi hai? Qual è per te quello più importante? Allora, ho 13 tatuaggi. Quello più importante non ti saprei dire, perché per me sono tutti importanti, tranne quello che ho sulla coscia, che è un mandala semplicissimo, e quello l'ho fatto esclusivamente per estetica, perché mi piaceva. Gli altri hanno tutti dei significati molto importanti e particolari per me, quindi non ho una risposta per questa tua domanda. Kami mi chiede: quando eri piccola, qual era il tuo sogno nel cassetto? Vorresti avere dei figli in futuro? Allora, il mio sogno più grande è sempre stato quello di fare la maestra d'asilo. Questo perché, appunto, come detto prima, amo i bambini, amo stare con i bambini, amo giocare con loro, quindi è sempre stato quello. Poi si sa, ci sono sempre i vari sogni che si hanno tutti quanti, di fare la cantante, di fare la ballerina, ma sono cose che, diciamo, sono andate via subito, e quella che è sempre rimasta, appunto, è sempre stata la maestra d'asilo. E poi ho fatto dei percorsi di studi totalmente opposti e quindi nulla, diciamo che non l'ho potuto realizzare, e potrei farlo, però siccome voglio lavorare, e per fare la maestra d'asilo comunque dovrei fare l'università e tutte queste cose qui, cioè fa niente. E mi va bene qualsiasi lavoro, ecco. Adesso, come ho detto prima, non ho grandi richieste o ambizioni. Anche perché, appunto, ho sempre fatto la barista come lavoro. Quindi, cioè, a me va bene qualsiasi cosa, che sia barista, che sia cassiera, commessa, segretaria. Cioè, non mi interessa. Basta che, appunto, io abbia un lavoro. Tutto qui. Michele Turso mi chiede: come deve essere il tuo ragazzo ideale? Chi sono le tue ASMR artist preferite italiane? Allora, per come deve essere il mio ragazzo ideale, in realtà non ho una risposta, perché adesso sto pensando ad altro, ecco, diciamo che non sono mai stata fortunata in questo ambito, soprattutto nell'ultima relazione. Quindi diciamo che adesso come adesso non ci sto pensando e non mi interessa neanche pensarci, perché ho trovato una mia pace interiore, sto bene con me stessa ed è questo che conta più del resto, ecco, in questo momento. Quindi non ho una risposta. Mentre invece per quanto riguarda le ASMR artist preferite, le tue mi scrivono.
penso tu intenda le femmine, come ho detto prima, appunto Daisy Magic. Poi la migliore in assoluto è Strix, 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 Strix SMR, che davvero, cioè, io la amo veramente, cioè ci sono tipo dal giorno zero in cui lei ha aperto il canale e davvero, cioè, la stra amo e spero veramente di conoscerla al più presto di persona, perché davvero mai dire mai, quindi speriamo veramente, perché è una ragazza davvero fantastica. Poi di quelle appunto magari non troppo famose, Seren ASMR, che appunto è la mia amica Serena, che alla fine ci siamo anche viste, siamo andate al bar di Chiara Ferragni che c'era appunto qua a Milano e abbiamo colto l'occasione di vederci, andare lì a provare, così tanto per dire, siamo andate al bar di Chiara Ferragni, ecco, era giusto uno sfizio così, perché poi alla fine non è che fosse un granché, però era giusto per dire ci siamo andate anche noi e appunto abbiamo colto l'occasione anche per conoscerci, vederci, ed è stata davvero una giornata bellissima nonostante il temporale e la pioggia, però è stata davvero bellissima. Poi appunto Beatrice del canale BBSMR, e ce ne sono davvero tante altre, ma adesso come adesso mi sono venute appunto in mente queste, ma ce ne sono davvero tantissime e anche tantissimi. Fabio Iannone mi chiede: chi ti ha fatto appassionare all'SMR? Appunto, mi ha fatto appassionare all'SMR Daisy Magic, appunto Desiree, perché l'ho scoperto con lei, l'ho scoperta con lei l'SMR appunto 7 anni fa. Invece il concretizzare appunto la voglia, il coraggio di aprire un canale SMR è stato appunto Strix SMR, che mi ha dato sempre stimoli e mi ha sempre motivata anche appunto sotto i suoi video. Quando commentavo ero sempre tra le prime a commentare, perché davvero la stra amo, amo il suo modo di fare ASMR, amo la sua R Mosha, mi fa impazzire, e amo lei proprio come persona, quindi davvero passate da lei perché è davvero fantastica. Quindi queste erano le domande. Spero che questo video di solo whispering praticamente vi sia piaciuto. Non so se vi ha fatto rilassare, perché comunque parlavo solamente ed è stato appunto anche un po' improvvisato come video, come risposte, perché appunto non le avevo lette tutte ed è stata una cosa in diretta qui con voi. E spero che comunque vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Come sempre io vi aspetto sotto nei commenti, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto, attivate la campanellina se volete ricevere la notifica di ogni mio nuovo video. Io vi mando un grossissimo bacione, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, alla prossima, alla prossima, alla prossima.